Buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti. Eccoci qui. Nel frattempo apro dal cellulare, solito rituale per vedere se sono veramente in diretta. Ok, dovrei esserci. Ecco qua, buonasera Claudia. Ciao Alfredo, sì, anche per me è una sorpresa essere in diretta perché in realtà ultimamente ogni volta che ho le dirette internet fa impazzisce. Quindi mi sembra buona cosa questa tua uscita dicendo che sorpresa, è stata una sorpresa anche per me, sempre un'incognita. Buonasera Maria, buonasera Antonella. Buonasera Nicoletta, ciao Vincenzo, ciao Alba. Ma mi vedete bene perché io mi sto guardando dal cellulare e praticamente sembro alta così e larga così. Però vabbè, l'importante è che mi sentiate. Vincenzo dice esatto che mi vede. No, però adesso io vi scatto una foto e vi faccio vedere come sono in realtà. Allora, Alfredo dice: ci sarai al convegno? Certo che sì, ci sarò non solo io l'11 dopo Gaetano alle ore 12, ma cercherò di seguire il più possibile anche tutti i miei colleghi perché ci saranno delle cose. Vedi, mi sono allargata, ma si sente bene. Non so cosa è successo, ma vi giuro che è Facebook. Perché in realtà sì, non sono proprio un fuscello, ma non sono proprio così. Quindi dicevo che cercherò di seguire il più possibile anche i colleghi al convegno perché ci sono degli ospiti davvero interessanti. E poi il nostro Alfredo, che è un mio caro amico, tradurrà. E quindi sì, sicuramente sì. Allora, sì, Maria, allora ho un po' di luce alle spalle, ma non vorrei chiudere tutte le tende perché tra poco sicuramente il sole alle mie spalle scenderà e quindi poi mi vedete benissimo. Ma se vi dà fastidio, abbasso le tendine e chiudo un po' di luce dietro di me. Allora. Claudia Pasqualini dice: Pota, ti vedo benissimo, Pota, sì. No, io invece mi guardo dal cellulare, sembra che ho mangiato un'altra Manuela, ma va bene. Alfredo, sei magrissima, mangia. È vero, grazie, che carino. Vedi, Pina dice: ciao, ti sei dilatata, ma sì, penso di sì, è il troppo amore, è il troppo amore. Sono illuminata, dice Alfredo. Sì, ma dalla luce alle mie spalle, non io. Allora, Nicoletta chiede una cosa. Scusami. Ho sentito parlare nel frattempo. Chiedete per cortesia all'universo che mi risistemi le dimensioni, perché veramente non mi si può vedere. Comunque. Nicoletta chiede: ho sentito parlare di cristalli dentro le creme, quarzo rosa o corniola. Ci fai cortesemente una puntata in merito? Guarda, una puntata no, perché secondo me ci vorrebbe veramente troppo tempo e per fare proprio dei lavori con i cosmetici cristalli consiglio sempre di fare un corso approfondito, ma anche perché io non sono per niente d'accordo sull'inserimento diretto del cristallo in una crema. Come non sono propriamente d'accordo sull'inserimento diretto di un cristallo nell'acqua.
Innanzitutto perché è inserito in una crema è facile che crei poi ossidazione. E trovo molto molto più opportuno farci dei lavori energetici appoggiando il cristallo all'esterno, okay? Andando a caricare la crema, piuttosto che andando a lavorare prima, per esempio, penso a una crema viso. Vado prima a lavorare il viso con un tipo di cristallo, vado a sistemare i canali energetici, vado poi a fare la detersione e applicare la crema viso, dopodiché la posso massaggiare con il cristallo. Scusate, Antonella dice già successo in un'altra diretta. Perfetto, ma io allora va bene, ti ringrazio tantissimo. Però tutte le cose che sono successe nelle mie dirette succedono tutte. Non so, devo avere un'attrazione particolare. Vabbè, dai, allora posso sfruttare questa cosa, no? Siccome solitamente accade, apriamo una parentesi, poi finisco il discorso creme. Sicuramente, di solito cosa accade? Che due persone si conoscono online, eccetera, eccetera, poi si vedono dal vivo. E succede un macello perché, ah, ma sei tu, ma non eri così dal vivo, sei meno. Invece in questo caso vado serena perché chi mi vuole conoscere attraverso questo video, se poi mi incontra, mi vede un pochino più snella. Invece Vincenzo dice, sei entrata di secco e ti sei messa di largo. È vero. Maria Grazia. Buonasera Manu, anche a Nicoletta l'altra sera dava lo stesso effetto, ma effettivamente sentivo anche un'altra collega, non so, che parlando in una diretta ha detto sto usando il computer e il cellulare perché Facebook ci sta appiattendo e allargando tutti, quindi non sono sola. Tanto importa che voi capiate cosa io vi devo comunicare. Magari evito io di guardarmi, o potrebbe essere uno stimolo universale a mangiare di meno. Quindi torniamo alle creme. Io non sono, lavorando comunque io in cosmetica da anni e producendo anche cosmetici, non sono molto propensa all'immersione diretta nella crema del cristallo, nella crema, perché crea ossidazione, perché comunque il cristallo arriva da luoghi non propriamente puliti e si possono detergere, si possono disinfettare, ma già nel momento in cui poi noi lo andiamo a toccare con le nostre mani, trasportiamo batteri che andiamo ad inserire nella nostra crema. Tanto è vero che sarebbe sempre meglio utilizzare prodotti dove non andiamo ad immergere le mani, figuriamoci cristalli che in realtà non sappiamo effettivamente da dove arrivino. Io personalmente lo sconsiglio, poi ognuno giustamente è libero di seguire la strada o il flusso che più sente suo. Scusate perché mi scappate. Allora, altra bellissima domanda, Claudia. Volevo chiederti, unendo i cristalli nella resina epossidica, perdono le loro proprietà, anch'io li metto nei miei gioielli. Allora, io sono una fan del cristallo libero di essere, respirare e vibrare. Non è il mio lavoro, non entro in merito, ma io da cristalloterapeuta credo assolutamente che andiamo a comprimere una vibrazione e che fatica poi a potersi esprimere. Però questo è un mio parere sulla base dei miei lavori, infatti se voi vedete io non porto nemmeno gioielli, ma van benissimo i gioielli incassati, ma senza essere bucati possibilmente, e lasciamoli respirare fronte e retro sempre. Alfredo, io ho provato la crema viso Avuli, Venezia pazzesca, non ha bisogno di cristalli, ma tu sei di parte. Mi blocco. Veramente? Ragazzi, mi blocco? Larga e bloccata, proprio non si può vedere. Grazie, Maria. Giusto
Giuseppe dice: non è vero, sei una acciughina, sempre e maggiormente di parte. Grazie, meno male che ci siete voi a consolarmi. Ciao Maria Rosaria, ma figurati, sei la benvenuta. In realtà abbiamo fatto finora qualche chiacchiera, quindi non ti sei persa nulla. Esatto, larga e bloccata, un quadro meraviglioso. Allora, io stasera volevo iniziare la diretta, visto che c'è questo tam tam degli ultimi tempi rispetto agli Aura Quartz. Volevo spiegarvi un pochino le mie personali verità, e quando dico le mie personali verità, sono le mie personali verità, quindi sulla base della mia personale esperienza, dei miei personali studi e, come posso dire, delle mie personali alchimie, chiamiamole un po' così. Allora, tutti conoscete gli Aura Quartz? Che ce ne sono di più sfaccettature, di più generi. Io adesso me ne sono preparata qui alcuni da farvi vedere, perché voglio appunto raccontarvi la mia verità, che potrebbe anche essere la vostra, potrebbe anche non esserla. Quindi vi faccio una carrellata dei quarzi aura, così capite un pochino di cosa sto parlando, anche se sono sicurissima che la maggior parte di voi sa di cosa io sto parlando. Allora, questo, che è uno dei miei preferiti e mi è stato regalato da Gaetano, è un Aura Quartz Titanium. Poi ho un Angel Aura Quartz, o come mi insegnano i miei insegnanti di inglese, Quartz. Non riesco bene a farvi vedere il riflesso, che è abbastanza arcobalenoso. Scusate che nel frattempo piovono commenti. Claudia dice: stupendo, così mai visto, è bellissimo. E credo che ti riferisca al titanium. Invece Giuseppe dice: tutti i ciondoli, pietre, anche il rosario, crocifisso indossati vanno rigenerati energeticamente. Sì, quello sicuramente, ma mi aspetto sicuro che una persona che crea gioielli per lavorarci proprio a livello energetico, questo lo sappia fare. Allora, Maria Rosaria Rago dice: bellissima, allora poi ti dico, c'è una sorpresa per te. E invece c'è il nostro Francisco che arriva dall'altra parte del mondo e dice: un abbraccio carico di tanta luce che va oltre questo piano fisico. Grazie Francisco, i tuoi commenti sono sempre energia, nutriente per noi, e anche i tuoi balletti giornalieri che a me fanno impazzire. Ciao Loredana. Allora, Claudia Pasqualini dice: ce l'ho e credo intenda l'Angel. Ciao Federica. Maria Grazia dice: eccola Angel, quella che mi ha incantato all'inizio e spaventata poi. Allora, poi andiamo avanti e ho da farvi vedere un'acqua aura quartz, ma questo ha una tonalità un po' più blu. Di solito gli acqua aura sono un colore azzurro chiaro, direi quasi Tiffany, detto anche fiamma acqua aura. Ok? E poi ho una drusa di Angel Aura Quartz. Quartz. C'è una luce pessima, vedo se riesco a beccare dei riflessi un po' più carini.
manca quello blu. Ciao Roby. E allora, cosa dire di questi quarzi? Tutti gli aura quartz vengono sottoposti a dei trattamenti chimici e a secondo delle polveri che vengono spruzzate su di essi, emanate su di essi, cambiano vibrazione, cambiano colore a seconda dei metalli che si utilizza. Ora, sicuramente è una trasformazione della mano dell'uomo. Quasi sempre vengono utilizzati quarzi, però per esempio in questo caso io sono quasi più che certa che di base ci sia un fumé. Quindi non un quarzo, sì, anche il fumé fa parte delle famiglie dei quarzi, però solitamente si utilizza il quarzo ialino. Io credo che la base di questo invece sia un fumé. Mentre la base di questo, vediamo se riesco a farvela vedere, molto probabilmente la base sotto è un'ametista. Mentre dell'Angel Aura e della Drusa Grezza, cioè della Drusa Angel Aura, la base si può benissimo vedere che è un quarzo ialino. Cosa dire? Sono morti? No. Tantissimi cristalloterapeuti sostengono che non andrebbero utilizzati nei trattamenti e non andrebbero utilizzati per lavori energetici in quanto molto instabili. Io posso parlare per la mia esperienza senza dover per forza andare contro a chi sostiene questa teoria. Sono instabili? Sì, sono instabili come gli artisti, i più grandi artisti sono instabili. E credo che noi cristalloterapeuti abbiamo il dovere, sempre, di riconoscere in anteprima, ancora prima di acquistarli, la vibrazione di un cristallo. Ok? Nel momento in cui io riconosco la vibrazione del cristallo, ovviamente deve essere una buona vibrazione, altrimenti non li acquisto neppure. Deborah, io li acquisto dal mio grossista e scelgo uno uno. Se un cristallo non risuona, ma questo per me, per Manuela, può essere un normalissimo quarzo come gli Aura Quartz. Nel momento in cui io comprendo che tipo di vibrazione e su che piano sta lavorando quel cristallo, io non faccio nient'altro che andarlo ad utilizzare esattamente per quello scopo. Se io voglio un Aura Quartz perché è bello colorato e sì che so che lavora molto bene sul settimo chakra, ma so anche che la persona che deve ricevere quel quarzo ha bisogno di un particolare tipo di rifrangenza dell'aura quartz, non gliene do uno a caso perché potrebbe disturbare. Verissimo. Sono frequenze anche molto difficili da comprendere. Sono frequenze molto 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 sottili e hanno delle direzioni molto particolari. Io ritengo anche che siano molto permalosi. In che senso? Quando io devo utilizzare un cristallo per aiutare il mio campo energetico, non è importante se è il brutto natroccolo o il cigno bianco. Quindi nel momento in cui noi li andiamo a scegliere solo ed esclusivamente per un ragionamento estetico, loro si ribellano, perché a differenza di ciò che accade spesso, la bellezza estetica non per forza in questo caso può portare beneficio. Se invece in quella bellezza che io vedo trovo una bella vibrazione, quindi quella bellezza dovuta alla luce, dovuta alla forma, dovuta all'energia che emana, diventa una bellezza per gli occhi e per il mio campo vibrazionale. Allora,
lui collaborerà bene con noi. A volte si dà un po' di matto perché se noi andiamo a prendere un cristallo molto molto elevato che deve andare a toccare dei punti e noi non siamo pronti per affrontarli, un po' spiegavo anche l'altra volta con l'ossidiana che si distribuisce un po' come il pane, per esempio l'ossidiana che è un cristallo molto, passatemi il termine, banale perché lo si trova comunque un po' dappertutto perché comunque quasi tutti hanno l'ossidiana. Non è un cristallo facile da gestire, quindi se io non sono pronta a creare un complesso alchemico tra la vibrazione del cristallo e la mia predisposizione al cambiamento, hai voglia la fatica che facciamo. Per di più, a volte gli Aura Quartz, e vi faccio vedere questa drusa, soprattutto hanno una vibrazione talmente sottile e talmente alta che se l'energia nostra non è pronta non la sentiamo neanche, quindi non solo dà un fastidio a volte e se scelti, passatemi il termine, male, ma proprio non li percepiamo. Quindi io sono a favore di tutti, tutti, tutti gli Aura Quartz, dipende da come vibrano, perché attraverso questi trattamenti che subiscono non sempre prendono delle vibrazioni facilmente gestibili, mettiamola così. Intanto mi leggo qualche commento. Allora, Giuseppe dice: concordo con Manuela, durante i trattamenti i cristalli aiutano ad aprire i chakra, li riequilibrano. Sì, fanno davvero un sacco di cose. Claudia dice: ma dai, non pensavo fossero permalosi. Eh sì. Allora, vi racconto questa storia che è successa con una crisocolla che probabilmente. Ecco, crisocolla è un'altra pietra molto, molto, molto permalosa, no? Ve la faccio anche vedere, forse ve l'ho già raccontato, però vi riracconto questa storia bellissima. Arriva un ragazzo da me che vuole due pietre perché stava guardando una fiction televisiva dove il protagonista, fighissimo, giocava sempre con queste due pietre. Io non l'ho visto, non l'ho visto quel telefilm, però dal suo racconto aveva sempre in tasca queste due pietre rotonde che avevano comunque un valore energetico, adesso non mi ha saputo dire quali fossero, che teneva in tasca e con cui giocava continuamente e si ricaricava. E al che io gli dico: guarda che però io non do cristalli per darli, cioè io non ti voglio dare cristallo per emulare una fiction televisiva. Se vieni da me, quantomeno cerchiamo di andare a fare il punto della situazione su cosa ti serve. Arriva, li guarda, li riguarda, li riguarda, li riguarda, li riguarda. Ovviamente lui stava guardando il lato estetico, a lui non gli poteva fregare di meno se erano vivi, se erano morti, dove funzionavano, eccetera, eccetera. E viene colpito, ma esteticamente, dalla crisocolla. Nello specifico era una crisocolla di tonalità più blu, più azzurra. E io gli dico: guarda che sto cristallo non va bene per la tua vibrazione, non, secondo me non è allineato. No, ma è troppo bella, poi guarda qui, è rotonda, ma no, guarda, gli ho detto magari. Io ti consiglierei piuttosto un granato che comunque è rotondo, però è più allineato a te in questo momento, la tua energia. No, 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 voglio questa, voglio questa, voglio questa. Faccio una piega male, perché poi è stata anche la prima e l'ultima volta, ma l'esperienza insegna. E quindi gli vendo questo cristallo che lui si mette poi in tasca, va a casa gioioso, arriva in casa, tempo. Un secondo, il cristallo va in mille pezzi, cioè proprio tipo suicidio. Mi chiama e mi dice: ah, ma caspita, sai che l'ho appena preso, si è già rotto, eccetera, eccetera, eccetera. Vai a spiegare a una persona che non crede nelle energie, non che non crede, ma che comunque non le percepisce, che comunque non è vicino a questo mondo, guarda che non essendo in sintonia con te, piuttosto che andare a scontrarsi poi con te, con la tua energia, ha lasciato andare. Cosa succede? Lui torna,
e gli dico: guarda, non te la faccio pagare, però io se fossi in te, insomma, cambia cristallo, scegliamone un altro, no? No, 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 assolutamente no, io rivoglio quella perché è bella, perché è bella, perché è bella, perché è bella, gliela ridò, non gliela faccio pagare, arriva a casa, la mette sulla mano e dice alla sua compagna, compagna testimone, guarda che bella questa, nel dire così la pietra con la mano ferma si è tipo buttata giù dalla mano, andata in mille pezzi di nuovo. Al che mi richiama e io gli dico: guarda, io te ne do un'altra, però non ti do più una crisocolla perché è la dimostrazione che a te non serviva. E infatti poi ha cominciato a lavorare col granato, poi piano piano si è affezionato. Quindi quando dico che sono anche permalosa, è un po' in questo senso. Sembra un po' una barzelletta, sembra un po' una follia, ma in realtà non lo è. Ho visto davvero cose combinate dai cristalli, non so, lo metto lì, non lo trovo più per 2 giorni e lo ritrovo lì, piuttosto che spariscono, poi tornano, cadono in maniere assurde. Quindi anche nel caso degli Aura Quartz funziona un po' così. Se vogliamo utilizzarli esteticamente nella nostra casa, nessuno lo vieta. Se vogliamo invece utilizzarli davvero per il nostro benessere, allora no, allora dobbiamo appoggiarci a qualcuno di competente. Ma non sto dicendo per forza un cristallo terapeuta, anche chi sa riconoscere perfettamente l'energia vibrazionale, non in generale, in maniera un po' più approfondita, ma la sa riconoscere. Vediamo, intanto vedo i vostri commenti. Allora, Giuseppe dice: il nostro facilitatore, se bravo, sa leggere i cristalli da usare. Sì, questo esattamente. Tutti. Sai, Giuseppe, però, che sai che facilitatore a me non. Sai che non mi risuona molto, ma vi spiego perché io sorrido sempre, no? Perché forse Giuseppe anche tu conosci bene questa cosa, in realtà noi non facilitiamo niente, perché in verità, purtroppo per fortuna, quando si incontra una persona che ti apre una porta, un operatore olistico che comunque ti spalanca una porta sul mondo, ti fa solamente ricordare perché l'anima sa, ok? Noi non salviamo nessuno, noi apriamo delle porte e accompagniamo in queste porte. Poi spetta sempre a noi decidere se entrarci o rimanere fuori. Però mi fa sorridere perché non siamo facilitatori, in realtà noi rendiamo la vita molto più difficile, perché quando poi si entra nel cammino, hai voglia di quante difficoltà, di quante batoste, di quanti momenti difficili, di quanti cambiamenti, di quanti distacchi, di quante comprensioni di noi abbiamo che sgretola tutto il nostro castello, no? Quindi facilitatore, però sì, è vero, se chi comunque lavora, l'operatore che lavora a fianco a voi o insieme a voi, dovrebbe sì riconoscere l'energia dei cristalli. Non è così semplice, Giuseppe, perché entrare proprio in profondità nel mondo dei minerali non è così semplice. E spesso alcuni un po' ci si inventa e poi succedono poi delle cose magari un po' spiacevoli. Comunque questa è un'altra parentesi. E in teoria sì, l'operatore che ci accompagna dovrebbe quantomeno riconoscere la vibrazione che sia più vicina a noi in quel momento o che serve a noi in quel momento, non che serve, il nostro alleato di quel momento. Che poi sia un minerale, che poi sia, che ne so, qualsiasi altro strumento. Maria Grazia dice: fantastica spiegazione. Nel frattempo io non sono tornata magra, no? Cioè magra, normale. Ah, ecco, infatti Maria Grazia dice: Citrino Madeira è sparito per 2 settimane, ricordi? Sì, questo lo fanno. Ciao Claudia! Questo lo fanno perché quando noi andiamo a utilizzare un cristallo che ci fa stare molto bene,
tendiamo ad andare avanti per un lungo periodo, che questo ci sta. Ma se noi poi facciamo il salto vibrazionale e in quel momento non abbiamo più bisogno di quel tipo di vibrazione, o lo capisci o io mi levo. Mi levo per un attimo, poi magari nel frattempo tu utilizzi qualcos'altro e poi io rispunto. Sono un po' questi giochini. Dea, Manu, mi collego adesso. Sto seguendo la terapia che mi hai dato. Sono al terzo giorno, mi si è rotto un dente, mi sento depressa normale, grazie. Allora, stavo giusto spiegando qualche tempo fa, cioè esattamente tipo 3 minuti, che quando si entra nel cammino non sempre è così facile. Io per prima ricordo, dopo il mio primo corso di Reiki, che ho avuto la settimana più difficile della mia vita, sembrava accadesse tutto a me. Io per prima ho vissuto non molto tempo fa un periodo veramente difficile, poi adesso il dente nello specifico non saprei dirti, però sì, soprattutto quando andiamo a lavorare dentro di noi ragazzi, è un lavoro tosto, è un lavoro tosto che prevede anche il momento di tristezza, il momento di giù, ok? Perché a volte è proprio il giù che ci mette in ascolto. Quando io parlavo dell'ossidiana, per esempio, l'ossidiana nera è una di quelle cose che ti mettono a contatto anche con queste ombre. Poi apro una parentesi, Dea, i cristalli non te li ho dati io, quindi ti posso dire è normale, sì. Sì, può essere normalissimo. Poi magari ne parliamo un attimo in privato. Quando, nel senso, so che per te è difficile, abiti in Svizzera, quindi ci mancherebbe, però se io faccio la consulenza, poi io non lo so cosa arriva in casa vostra, però so anche che tu tendenzialmente vai in un negozio affidabile, quindi ti posso dire potrebbe essere normale. Sì, detto così su due piedi nella diretta mi risulta anche un po' difficile, magari dovremmo approfondire un attimo. Maria Grazia dice: comunque, solo da quando ho iniziato il mio percorso di guarigione con i cristalli, quelli giusti, quindi i tuoi, perché dove li prendevo prima non andavano bene, vabbè, ho imparato proprio a sentirli, sono i miei secondi angeli e ogni mattina è bello, prima di uscire di casa, guardarli tutti e poi scegliere ciò che ti ha, di cui hai bisogno. Sono loro che ti chiamano. Sì. Perché ti chiamano Maria Grazia? Perché tu nel tuo processo evolutivo hai lavorato esattamente come dovevi con quei cristalli. Quindi avete fatto tutta la fase di conoscenza, ok? Di accettazione dell'uno e dell'altro. Perché vi faccio un esempio che sembra banale, ma non lo è. Se io conosco o ho un'energia pressoché sempre pessimista, sempre nella tristezza, sempre nel dolore, perché mi appartiene, perché ad alcuni appartiene perché non hanno avuto esperienze di gioia e non le conoscono. Se io vado a lavorare con un cristallo che stimola la gioia, ragazzi, non è che triste gioia, triste gioia. No, io dovrò capire che cosa si sta muovendo, com'è questa emozione, quanto dura, come posso mantenerla e soprattutto. Io voglio abbandonare questo velo di tristezza che mi porto dietro da 50 anni. Io voglio abbandonare questo lato di me, passatemi il termine, capita anche questo, di vittima perché mi fa sentire accudita. E questa risposta la potete dare solo voi, come essendo pronti ad affrontare la trasformazione. È un po' come cambiare pelle. Gli animali che cambiano pelle non lo fanno senza dolore. Quindi ha tantissime sfaccettature, poi per l'amor di Dio non deve essere un bagno di sangue, cioè se vediamo che non riusciamo a gestire questa cosa, ci fermiamo un attimo, facciamo un passo indietro e andiamo a lavorare con qualcosa di più morbido. Ma questo chi ve lo può indicare? Solo un professionista, perché per quanto voi possiate percepirli, credo che non possiate, oddio, magari li avete anche,
avere le conoscenze approfondite, ma non soltanto teoriche, tecniche, ma dell'esperienza di un operatore. Buonasera Filomena. Maria Grazia dice un lavoro tosto. Sì, è un lavoro tosto. Giuseppe dice: le forze ostacolatrici non vogliono che l'anima prenda coscienza e quindi ci provano a far sì che si ritorni con la testa nel sacco, anche perché nel momento in cui si prende coscienza, diventiamo delle antenne emanatrici di positività. E questo non ci piace. Alle forze ostacolatrici, quindi, è anche normale che accadano certi avvenimenti non positivi. Non bisogna abbattersi, ma continuare imperterriti per quella strada. Le prove saranno tante e a volte anche dure. E sono d'accordo con te. E ironia della sorte, spesso le forze ostacolatrici partono proprio da dentro di noi e non ce ne accorgiamo neanche. Ma lo dico a voi per dirlo a me, io non sono su un cammino diverso del vostro, non sono tutta fiori, farfalline e nuvolette e cieli azzurri, anzi, ma mi rendo conto che di fondo, per quanto la vita sia dura, e non è una frase fatta, perché io non voglio parlare di me, io voglio cercare di sostenere voi, e veramente ho avuto delle prove molto molto dure. Per quanto sia dura, per quanto sia cruda, per quanto sia a volte, passatemi il termine, cattiva, ci sta insegnando qualcosa. Ma quella scuola non ha nessun insegnante se non noi stessi e la nostra anima. Posso continuare a voler rimanere nel dolore, rimanere impietosito e rimanere nella rabbia? Certo, tutta la vita. Ci si può lamentare tutta la vita. Si può rimanere nel dolore, cercare di essere positivi e rimanere rivolti verso la luce e cercare che questa luce si agganci nel più profondo e ci faccia fare i cambiamenti che ci servono per la nostra evoluzione? Assolutamente sì. Lo devono fare tutti? No. Ogni anima è nel suo cammino e ha il diritto di viverlo come gli pare e gli piace. Va da sé che io posso scegliere di fare un passo indietro, o due avanti, o 100 km sopra, ma questo lo decidiamo noi. Quindi bellissima considerazione, Giuseppe, e ripeto, a volte proprio le forze ostacolatrici, purtroppo per fortuna, sono le nostre. Io continuo a rimanere piatta, non c'è speranza. E scorriamo. Dea dice: io ho un pendolino di quarzo fumé. In un periodo che non stavo bene psicologicamente, sentivo l'esigenza di tenerlo in mano. Lui è diventato sempre più scuro, ma non è più tornato chiaro. Ho ancora energia per me. Sarebbe da testare, Dea. Allora, il discorso che cambino di colore o che si creino delle rifrangenze interne, va bene, è un'evoluzione. Come noi ci trasformiamo, sia energeticamente che fisicamente, tipo io adesso in Facebook sono bassa così e larga così, e anche loro, lavorando con energia, subiscono dei cambiamenti. Quindi il fatto che ci sia un cambiamento non è una cosa brutta. Il fatto che abbia ancora energia con te, per te io così non te lo posso dire. Però mi viene anche da dire che se tu lo usi da tanto, che comunque lo tieni spesso in mano, dovresti riuscire a capire se ancora risponde, se ha ancora una buona vibrazione. Intanto scorro su e giù. Oddio, ho sbagliato, è Lara che ha scritto cosa ho letto. Ragazzi, scusate, il pendolino era per Lara. Lara, scusami, è per te. Perché? No, allora, non sto capendo. Aspettate un attimo, tilt, fermi tutti. Allora.
Lara, scusami, Dea. Perché sotto ci sei tu e non so perché ho letto il commento con il tuo nome. Molto bene, Lara comunque vale sempre il discorso che ho fatto a Dea. Ah, ecco, vedi, Dea arriva e risponde: grazie. Il dente rotto. Io ho il terrore del dentista. Sidney dice che quello che sapeva fare le esce benissimo ora. Bene. Per non aver paura di lanciarsi, invece, devo continuare, immagino, ruota rosa, epidolite e ossidiana. Sì, tesoro. Ecco, l'ho nominata giusto prima, l'ossidiana. Sì, lei deve continuare con questa ossidiana perché la sta radicando tantissimo. Maria Grazia dice, me lo hai fatto capire tu. E poi, difatti, l'izzardite e cambio pelle. Bravissima. Maria Grazia, sono alla soglia di un grandissimo cambiamento e sono contenta di aver intrapreso un percorso prima che oggi mi ha fortificato. Manca pochino, ma sono pronta. Il mio prossimo cristallo sarà per rinascere dopo che sarò arrivata ai mini termini e a fine mese, perché lo so, ma fa parte della fase. Scusami Lara e scusami Dea, ho fatto un cambio di identità con i nomi che scorrevano. Allora, Claudia Pasqualini, un saluto a tutti, devo lasciare, finisco dopo. Certo, ci mancherebbe Claudia, buona serata. Vediamo se ci sono altre domande. Intanto io scorro su e giù. Vabbè, minimi termini, mini termini, va bene lo stesso, ci siamo capite. Allora, intanto io scorro. Nel frattempo noi abbiamo ancora circa un quarto d'ora, quindi se volete, fatemi domande libere o se volete sapere quale cristallo può risuonare di più per voi in questo momento. Dea. Grazie, sempre gentile e disponibile. A luglio vengo in Italia. Un abbraccio dal vivo ed obbligo, così magari fai anche una consulenza a mio marito. Perfetto, ti aspetto a braccia aperte. Ciao Chicca. Ma certo, non ti preoccupare. Tanto lo sai che rimangono tutte, noi ci guardiamo sempre in differita perché purtroppo, o per fortuna, siamo sempre tutti presissimi. Allora, che però Giorgio mi dica che si è dimenticato della diretta, anche no. Mi hai fatto dimenticarti? Certo, guardatela dopo. Allora, Federica chiede un cristallo. Scusate perché mi scappate su e giù. Allora, un cristallo per me per favore c'è. Allora, Federica, allora, sicuro c'è, però ti chiedo una cortesia di aiutarmi e quindi indicarmi che cosa, senza entrare nei dettagli, ma che cosa, anche se io ne ho già preso uno, adesso però mi fai la domanda lo stesso, che cosa ti piacerebbe migliorare in questo momento? Invece Stefano dice, per la cattiveria delle persone c'è una pietra. Allora Stefano, io credo che se una persona è cattiva, l'unica cosa che noi possiamo e dobbiamo fare è mandarle luce e lasciarla libera di essere cattiva. Se è cattiva con noi, ci mettiamo in protezione, ci illuminiamo il più possibile e ce la diamo a gambe levate, perché noi non possiamo, non dobbiamo cambiare gli altri. Se una persona è cattiva è difficile da comprendere, ma o più persone hanno probabilmente una grande sofferenza, una ferita, qualcosa e quindi per loro quella cattiveria è una verità. Vero che noi non siamo obbligati a subirla. Quindi io più che una pietra per la cattiveria delle persone cercherei di proteggermi il più possibile, di illuminarmi il più possibile e di mandare amore verso quella persona, sempre a debita distanza. Però
chiedendo che se l'accetta questa luce, questo amore, che vada a beneficio suo. Se la rifiuta, perché a volte ci sono proprio anche delle energie che la rifiutano, non gliene frega niente di cambiare. Quindi se viene rifiutata, che si muova nell'universo e vada a depositarsi dove ce n'è più bisogno. Allora, posso chiederti quali sono le pietre che non vanno sotto l'acqua? Sicuramente tutte quelle ferrose è meglio evitare e la selenite assolutamente no. Giuseppe dice: sei molto brava, ma soprattutto sai essere simpatica e dire cose importanti con semplicità. Ottimo operatore, visto che facilitatore non ti piace, no, facilitatore non mi piace. Ma tu sempre, Giuseppe, sei sempre di parte, vero? Ok, Fede dice tante cose, Manu, la centratura forse. In realtà, Fede, ciò che mi è arrivato subito per te, e potevo anche dirtela, però io vorrei davvero che fosse un'integrazione tra me e voi e il cristallo, ok? Che non fosse. Mi piace la collaborazione, mi piace lo scambio. Mi è arrivata, non mi ricordo più il nome, Giorgio, aiuto. Scusate, c'è un attimo di disagio. Ah, eccola qua. Scusate, la kunzite per te. Perché è una grande portatrice di calma. Ritrovando la calma, io mi centro. Rientrando nel cuore, io mi centro. Tra l'altro la kunzite ha una calma nobile, non è la calma, passatemi il termine, del sedativo, è la calma nobile della consapevolezza delle mie emozioni per la quale attraverso la quale riuscirò a gestirle con estrema nobiltà. Come fa una regina, ma non dall'alto del suo trono, ma seduta sul trono a livello dei suoi sudditi. A volte i messaggi sono un po' complessi, se non l'hai capito te lo spiego in parole più povere, però dovrebbe essere arrivato. Allora, la radice ho un evento che un po' mi spaventa, puoi consigliarmi qualcosa? Allora, Lara, me ne arrivano due e sono un'ametista brasiliana che un granato verde. Ametista brasiliana da utilizzare nella federa del cuscino e meditarci tra le mani in questa posizione. E ti fai dei bei respiri. Il granato verde, un giorno all'altezza del cuore, un giorno all'altezza del primo chakra, un giorno all'altezza del cuore, un giorno all'altezza del primo chakra. Allora, Filomena dice alle 20:20 anche per un cristallo per sviluppare i doni e i talenti, grazie. Allora, Filomena, per te mi arriva tanto azzurro. Non sono specifici per sviluppare i doni e i talenti, però mi arriva un'angelita che è direttamente collegata al mondo angelico e una calcite che è una grande portatrice di calma. Quindi credo che questa fusione di questi due cristalli, e ti consiglio di tenerli nella federa del cuscino, questa fusione vibrazionale
porterà la tua frequenza alla fiducia prima di tutto e aumenterà proprio il collegamento. Mi viene da dirti, poi non so se tu hai a che fare con questo tipo di dono, ad avvicinarti proprio al mondo angelico e a quel tipo di vibrazione. Allora, Maria Paoloni, e quando ci facciamo prendere l'energia c'è un quarzo che ci può aiutare. Allora, solitamente l'energia possono prendercela le persone a cui noi apriamo il nostro campo. È più facile che ce la prendano. Possiamo comunque aprire il campo cercando di schermarci e non dargli la nostra energia. Nel tuo caso dovresti fare delle belle meditazioni con un'ametista brasiliana nella mano destra e una nella mano sinistra e immaginarti proprio di ricreare una bolla protettiva intorno a te. Federica dice: "Wow, perfetto, Manu, è per me, ci sentiamo dopo la diretta." Va bene, tesoro. Alba. Manuela, sento che il mio colore del momento è l'azzurro. A che pietra lo colleghi? Allora, in realtà mi è arrivato un'onice azzurra, che non è proprio un azzurro di quelli forti, forti, forti. E mi racconta che il mare delle emozioni, finché è confinato da una diga, non può fluire nella giusta maniera. E quando parlo di fluire, ho percepito che è qualcosa di compresso in questa zona, che ha bisogno di uscire, di essere raccontato, di essere dichiarato. Nella totale verità, senza paura di un no, di un sì o di un giudizio. Grazie a te, Lara. Ah, Giorgio dice: "Ho preso la kunzite da Manuela, è stupenda, così come tutti i cristalli che ha, li cura come se fossero dei figli." È vero, sono un po' i miei figli, a volte i miei colleghi, a volte mi fanno arrabbiare. È vero, allora se c'è la kunzite tra i miei cristalli è merito di Giorgio, perché in realtà è un cristallo abbastanza costoso, difficile anche da trovare bella, e quindi ho avuto il piacere di sperimentare e lavorare con la sua energia proprio grazie a Giorgio che si era fissato, intestardito, che voleva la kunzite. Allora, Dea dice: "Quale cristallo mi porto dal dentista per non avere paura?" Se hai una calcite gialla sarebbe il top. Nel tuo caso, secondo me, ti può aiutare tantissimo, tantissimo perché ti farà vivere quel momento non come un momento di paura. Allora, Stefano invece dice: "Mando tanto amore a te, Manu, a Giorgio, a Chicca e a tutti quelli che lo accettano qui in diretta con te, Manu." Grazie Stefano, gentilissimo. E allora accettiamo questo amore incondizionato. Grazie mille. Grazie a te, Alba. Giorgio dice: "Viva la kunzite!" Invece Pina chiede: "Ogni giorno mi sveglio con un nuovo dolore." Pina. Mi arrivano due pietre femminili per eccellenza, labradorite, blu grey, che non riesco a farvi vedere perché ci sono dei riflessi pessimi stasera, che ha un po' riflesso arcobalenoso. Vediamo se becco il punto giusto.
ma anche un'amazzonite grezza. Credo, Pina, che la cosa migliore da fare per te in questo momento è, non so, quasi la percezione che il tuo femminile sia stato schiacciato per troppo tempo. Quindi ti consiglio di tenerti un'amazzonite grezza durante il giorno con te all'altezza del cuore, meglio ancora tra cuore e gola. E di tenerti nella federa del cuscino una labradorite, meglio se blu grey. Maria Paoloni dice accetto e ringrazio. Grazie a te, Maria. Sta ringraziando Stefano. Vediamo se mi è scappato qualche messaggino. Scusate, vado un po' su, un po' giù perché c'è stato un attimo dove siete passati molto molto veloci e se ho perso qualcuno vi prego di riscrivermi che abbiamo ancora 3 minuti così posso rispondervi alle vostre domande. Se invece non ho saltato nessuno e qualcuno vuol fare altre domande, sono qui per voi. Ah, importante. Allora, l'11 alle 12 farò una diretta sui cristalli e la gioia e ho pensato di canalizzare in anticipo una griglia, la griglia della gioia. Quindi magari vi comunicherò i cristalli, chi potrà seguirmi ovviamente, i cristalli che dovete procurarvi, e se non riuscite a procurarveli facciamo che ci scrivete il nome e utilizziamo la vibrazione di quelli che ho io. E quindi insomma vi insegnerò quella griglia. So che è un orario magari scomodo, però avrei molto piacere avervi in diretta. Non avervi in diretta proprio con me tutti, però a seguirmi. Sì, Lara, ci sono cristalli più adatti a canalizzare, sono tutti quarzi che vibrano a una frequenza altissima. Ma la verità è che spesso non capiamo che magari la nostra difficoltà nel canalizzare non è dovuta al fatto che non abbiamo un buon collegamento, ma magari abbiamo qualche distonanza nel nostro campo energetico e va risistemata quella per riuscire a canalizzare meglio. Direi indosso di giorno e nella federa la notte. Stefano, ci sarò il 12, no, l'11 alle 12, Stefano. L'11 alle 12. Quindi vi aspetto. Sono le 20:29, quindi io vi saluto, vi auguro una felice e gioiosa serata e mi ha fatto piacere passare del tempo con voi. Grazie Luisa, grazie mille e non mi resta che mandarvi un grande abbraccio e il consiglio che vi do questa sera. Andate a letto, mettetevi tutte e due le mani qua, sdraiatevi di schiena e portate la gioia nel vostro cuore. Vi abbraccio, a prestissimo.